Diciamo che non è mai stata attuata, non servivano i nostri voti perché i voti sono arrivati in sede di consiglio, infatti era libero a consigliare. Poi c'è sempre quel livello, quando dicevo prima, che a livelli diversi ci si prende responsabilità differenti. Intendo una cosa vera, perché io l'ho detto anche in un intervento precedente. Se parliamo di decommissioning degli inceneritori, individuiamo Busto e Cremona e poi arriva lo sblocca Italia prevede di far andare al 100% le possibilità quelli esistenti, ma non obbliga i soci a non chiudere gli inceneritori. Busto e altri comuni, che tra l'altro hanno prevalenza sindaci di centrodestra, potevano seguire linee direttive regionali senza obblighi e in quanto soci, siccome alcuni comuni l'avevano già deliberato in precedenza, decidere in quanto soci della società di chiudere l'inceneritore. Potevano farlo in totale libertà, ma come al solito a livelli diversi si dà risposte differenti. Dove puoi essere incisivo non lo fai, dove non sei incisivo lo fai e ti onori di aver fatto un intervento che poi in realtà non è efficace. Grazie.